Provincia d'Agustare non poteva esimersi dal venire ad Albanella. La storia, il territorio, il comune di Albanella, diciamo, ha patrocinato questo libro bellissimo a cura di Luigi Rossi. Renato, sei al tuo secondo mandato, dottore Renato Iosca, grazie per aver ospitato la nostra rubrica televisiva e me in particolare, visto che noi ci conosciamo da te. Ma secondo mandato, purtroppo, devo dire, perché tu stavi dando un impulso a questo territorio veramente notevole. Beh, la legge dice così e bisogna rispettarla. Io ringrazio te per averci onorato oggi con questa presenza e in questa trasmissione che ha avuto ottimi risultati e che si pone all'avanguardia per appunto portare avanti il discorso di rinascita della nostra provincia, quindi grazie a te. Paese dalla memoria storica notevole ma proiettato nel futuro, dottore. Speriamo che possa essere proiettato per il futuro, ce la mettiamo tutta per vincere la sfida del XXI secolo. Non solo del XXI secolo, andiamo anche oltre, perché noi siamo lungimiranti, sembra che la vita, dicono diciamo, gli esperti, che si allungherà. Un uomo potrà vivere addirittura 150 anni, ad Albanella sì. Ad Albanella sicuramente, perché ci sarà la fusione, l'apporto scientifico, perché si sta lavorando sulla genetica come tutti quanti sanno. Ma c'è anche un altro apporto che è fondamentale, che è quello della buona alimentazione. Tu sei qui proprio per gustare i nostri prodotti. E che prodotti, perché dopo ci sposteremo insieme, andremo ad assaggiarli, andremo innanzitutto a parlare di come si può recuperare un territorio attraverso un percorso enogastronomico. Secondo me, caro dottore, è cultura. Altro che, e i nostri ristoratori hanno capito che per poter vincere la sfida bisogna puntare sulla qualità. C'è gente che parte da Stoccolma e fa gli itinerari enogastronomici. Io vorrei che un giorno arrivasse qualcuno da Stoccolma perché ha letto su una guida, sulla guida Pirelli, sulla guida Espresso, sulla guida Veronesi, che ad Albanella c'è ci sono ottimi ristoranti, ci sono ristoranti dove si può fare veramente una buona alimentazione. C'è una grande iniziativa, quella di far diventare Albanella la nicchia della mozzarella internazionale. No, il problema è questo, che Albanella si pone all'avanguardia nell'agricoltura, nel settore dell'agricoltura e dell'allevamento. Agricoltura, perché abbiamo un prodotto di nicchia che è appunto la produzione di olio e l'olio. Tant'è vero che Albanella è stato chiamato paese degli ulivi. Non c'è produttore che non abbia, non c'è contadino, non c'è proprietario che non abbia i suoi alberi di ulivo e che produca olio più del fabbisogno familiare. Quindi settore olio. E poi l'altro settore che è quello della produzione di mozzarella. Ad Albanella, nel nostro territorio, ci sono 6.500 capi di bufalini e rappresentiamo il 15% di tutto il patrimonio bufalino della provincia di Salerno. Per cui ci poniamo in maniera importante e prepotente su questo mercato. E noi già da anni abbiamo lanciato la manifestazione delle bontà di bufala, che ormai è conosciuta a livello regionale. Ma quest'anno vogliamo, e questa è un'anticipazione, vogliamo fare il concorso della migliore mozzarella del mondo. E lo faremo qui ad Albanella. La migliore mozzarella del mondo chiaramente è nostra, è salernitana, che ne dicono in terra di lavoro. Però un breve excursus storico su Albanella, me lo devi fare, magari di 30 secondi o di 40. Sì, Albanella, parliamo del nome, non si sa etimologicamente che cosa significhi questo paese. C'è una spiegazione diciamo cara alla popolazione, cioè fondata da due giovani donne che scappavano dalla valle da Pestum invasa dai Saraceni, cioè Alba e Nella. E poi c'è una spiegazione più scientifica che si riporta al nome Albus, che significa bianco, e quindi il candore della cima imbiancata del monte Alburno, oppure ancora Albarus, dal latino un poco più arcaico, che significa pioppo bianco, perché qui c'erano delle coltivazioni, o meglio c'erano delle foreste con pioppi bianchi. Renato, dopodiché ci spostiamo, perché noi dobbiamo andare adesso a verificare, dobbiamo andare a fare la ricetta, però mi devi parlare della chiesa di San Matteo del 1300 e perché no, della Madonna del Rosario, che sono i due protettori, perché voi siete privilegiati, addirittura due protettori. No, noi abbiamo due protettori, siamo qui a Piazza San Matteo, dove c'è appunto la chiesa di San Matteo.
Le spoglie di San Matteo furono ritrovate alla foce del Lalento, in una chiesa diciamo distrutta dai barbari, da un monaco. E poi, questo nell'anno, intorno all'anno 950-970, queste spoglie furono portate prima nella cappella di Santa Maria a Capaccio e poi trasferite a Salerno, al Duomo, no? Quindi è proprio in onore a San Matteo che qui nel 1300 hanno edificato la chiesa di San Matteo. Poi sulla destra abbiamo questo bellissimo maiolicato, sulla congrega del 1600, maiolicato invece del 1800, che è maiolicato vietrese e che è dedicato appunto alla Madonna del Rosario. Poi l'altra protettrice è Santa Sofia, la chiesa di Santa Sofia che sicuramente avrete ripreso, ed è una chiesa del 1600. I nostri ristoratori hanno capito che ormai per vincere la sfida enogastronomica bisogna puntare sulla qualità e sulla ricerca attraverso la valorizzazione dei prodotti locali. I nostri ristoratori ne sono diversi, oggi ne vedrete soltanto tre perché gli altri erano impegnati in altre manifestazioni, hanno capito questo, fanno cultura gastronomica e riescono ad imporsi all'attenzione di chi vuol mangiare bene. Adesso ve lo dimostriamo, venite con noi, seguiteci attentamente, non ci lasciate perché gusterete, degusterete e berrete con noi il meglio della nostra provincia. Grazie, andiamo. Roberto, buongiorno. Grazie per tua figlia, perché è brillantissima, è bellissima. 10 anni e mezzo, ma crescono in fretta. Sì, sì, sì. Roberto, che cosa ci hai preparato oggi? Oggi come rappresentiamo Albanella sulla tavola? Rappresentiamo Albanella oggi con una ricetta a base di castagne, che è una ricetta che praticamente ha un'origine di pastori. Infatti è riportata anche in un famoso libro scritto da un certo Domenico Murra, che aveva un napoletano che però ha una moglie cilentana. Tu sei nato a Napoli, però sì, sei figlio di Cilentano. Figlio tuo padre di Gorga di Stia e tua madre di Capaccio Scala. Bene, la ricetta me la devi preparare. Pappardelle. Sì. Pappardelle, castagne e ricotta. Allora, preparala e me la descrivi, via. Allora, questa ricetta praticamente ha un'origine, vi ripeto, dei pastori, che sono tutti prodotti che sono a portata di mano dei pastori. Pastorizia e poi una ricetta che in particolare fu fatta proprio dai briganti, perché i briganti poi negli spostamenti riuscivano a portare con sé castagne cotte e bollite. Praticamente la ricetta parte così: si bollono le castagne facendo un'incisione sul dorso, in modo che poi... Allora Roberto, veniamo al dunque, anche perché noi abbiamo appetito, voglia di assaggiare. Allora, gli ingredienti. Gli ingredienti sono castagne, ovviamente. Ma partiamo con le pappardelle. Sì, le pappardelle ovviamente fatte in casa con della nostra zona, che sono una via intermedia tra la tagliatella, una misura intermedia tra la tagliatella e la lagana. Ah, è così. E la lagana. Ovviamente farina. Fatte con le uova, farina di grano duro, bene, rigorosamente autoctono. Allora, come via. Tutti i prodotti che stanno qui in questa ricetta rappresentata. Preparala. La ricetta praticamente consiste in questo: le castagne vanno bollite innanzitutto dopo aver fatto un'incisione, vengono bollite, poi sgusciate e tagliate a pezzettini, tagliavano intere per magari decorare il piatto alla fine. Si fa soffriggere il guanciale allacciato correttamente, finemente sminuzzato, e si fa soffriggere insieme a un po' di pancetta. Io uso il forte perché comunque mi piace che il piatto abbia un sapore forte, anche perché l'amaro è una cosa delle nostre zone. Si fa soffriggere rigorosamente, ripeto, in olio d'oliva, sempre delle nostre zone. Qui Albanella è molto ricca di oliveti.
si fa soffriggere poi un pochino. Poi addirittura il 6 dicembre ci sarà il 6 dicembre sì, ad Albanella c'è la Sagra dell'Olio che già arriva una, sono numerose sì. edizioni che già è un grande riscontro di pubblico. Sì, ne parleremo dopo con il dottore Renato Iosca che è sindaco di questo ameno paesino del nostro entroterra. E praticamente viene soffritta la, la cipolla e l'aglio insieme. Appena imbiondito aglio e cipolla si, si, fanno, si lasciano soffriggere questi ingredienti allacciati, allacciati finemente, triturati finemente a, a coltello, a coltello. Dopodiché si tira con il vino bianco, che in questo caso sempre vigneti autoctoni del Cilento, Barone di Rutino e i vini del Cavaliere sì, del, di Capaccio. Di Capaccio, sì. Olio, abbiamo usato olio di oliva degli extravergine degli, degli albini qui di Albanella. Ovviamente una volta che viene fatto imbiondire l'aglio. Ecco, perché diciamo tu già hai messo. Io già ho preparato per questo è il procedimento, già ho preparato il sugo. Una volta fatto imbiondire l'aglio e la cipolla, si aggiungono gli elementi allacciati, ripeto, guanciale e pancetta, e si lasciano soffriggere e tirare con un vino bianco, con un, questo Cilento bianco. Con questo Cilento bianco che è molto, sono dei vigneti di sono di Fiano, sono vigneti molto, molto giovani. Dopodiché, ovviamente a bollitura ad acqua bollente, caliamo la pasta in acqua abbondantemente salata. In acqua abbondantemente salata caliamo queste, queste pappardelle, caliamo queste pappardelle in, in abbondante acqua, dopodiché a sugo pronto e a cottura al dente, che queste mantengono una cottura buona al dente perché sono fatte all'uovo, ripeto, vengono fatte mantecare nel sugo. Ecco, ma quando poi avviene, diciamo, l'immissione delle castagne, della ricotta, quando? La castagna praticamente una volta che viene fatto il soffritto e viene fatto tirare un poco il vino, poco prima di asciugare il vino aggiungiamo la ricotta che avremo modo di farla amalgamare insieme alle castagne. Ma io vedo due tipi di ricotta, ricotta fresca e ricotta allora la ricotta fresca è fatta per mantecare il, con le castagne che vengono triturate e aggiunte dopo che il fatto imbiondire insieme al vino bianco. E poi dopo questa qui è ricotta salata che viene grattugiata poi dopo alla fine, in un secondo momento alla fine viene grattugiata. Ovviamente dimenticavo di dire che la castagna ovviamente è un aroma che si usa sempre con la castagna e il lauro, per cui faremo soffriggere l'alloro insieme alla, alla castagna, insieme alla cipolla, insieme all'aglio e poi solamente a cottura finita per adornare il piatto metteremo un po' di prezzemolo giusto per dare un colore alla ricetta e contorneremo con qualche castagna intera giusto per abbellire il piatto. Perduto la parola. Ecco qua, abbiamo portato un piano perché giustamente questi vanno siamo adesso amalgamati rinda un piano. Questo piano di Creta. Ecco, tanto ecco, caro, tanto caro, tanto caro ai contadini c'è della zona. Il colore di questo piano vuol dire che è stato usato pure sul fuoco. Anzi, diceva addirittura il dottor Iosca che è stato usato dai briganti questo qua. Ma infatti questa ripeto, 150 anni fa. Ripeto, questa è una ricetta che poi fu fatta proprio dai briganti, perché sono tutti ingredienti che possono essere portati con sé e si trovano facilmente nella. Però devo dire che i briganti tutto sommato si trattavano male, anzi benissimo, perché questa è una ricetta eccellente, devo dire. Sì, spero sia di vostro gradimento. Bene, allora facciamo una provarla. Adesso invece tu me la prepari questa pirofila in modo tale che io l'assaggio, va bene? Certamente. Però la voglio vedere decorata. La condiamo, va bene, la condiamo, gli diamo un po' di ricotta salata. Gli diamo un po' di ricotta salata. Ancora, ricotta salata. Giusto per. Poi dopo continueremo e ci metteremo un'altra spruzzata di ricotta salata poi alla fine. Facciamolo velocemente, scusa Roberto, perché i nostri tempi sono purtroppo cadenzati dal ritmo televisivo. Ah, che profumo che emana. Allora, prepariamo, perché sono pronto, vedi che ho già la forchetta in mano. Sì. Ecco qua. Caro operatore, anche la telecamera sta illanguidendo, guarda. Anche la telecamera. Io lo posso già assaggiare?
Prego, prego. E poi dopo, diciamo, l'aspetto scenografico lo curiamo a parte. Lo curiamo, sì, a parte, va bene. Allora io assaggio. Metti tutti, no, nada. Poi facciamo una cosa, assaggio. La pignata. Tendo qua, dentro la pignata, dice il mio regista. Oh, Veronica. Parola, a me ne dire chi l'ha fatto. Siamo. Io l'ho già assaggiato, faccio rido, fallo tu. Io mi accingo ad assaggiare. Vai. Io frattanto saluto Mimmo Gioia, grazie. Taverna del Brigante. Sì, nata 10 anni fa. Perché? Perché è strano, ma tu sei funzionario nella vita, com'è che poi dedichi questo tuo tempo libero alla... Per un grande hobby, in realtà io ho una grande moglie, che poi è la chef e colei che prepara. Signora, tutto. La grande moglie. No. E allora ecco, si vede anche perché è così. Noi abbiamo una gestione a conduzione familiare dove ho la moglie che è la chef, io che faccio il pizzaiolo la sera con due ragazzi. Tu puoi fare una cosa. L'assaggiatura. Ecco. Anche. Lo facciamo sempre con piacere. E inoltre abbiamo due ragazzi, uno già diplomato cuoco, Antonio, e l'altro prossimo che frequenta l'Istituto Alberghiero qui di Albanella, sta al secondo anno, quindi prossimo alla nostra attività. Io ti lascio un attimo perché ho investito subito te dopo l'assaggio di Renato. Allora, veramente eccezionale, punteggio 10 e lode. Allora, si conferma la ricerca ossessiva, scientifica dei sapori antichi effettuata da Roberto, la stessa ricerca che poi fa anche Mimmo, poi Mimmo parlerà del suo Bene. Piatto che è la cicciolata, che e è qualcosa di splendido, di particolare veramente. Prima di farlo io devo ringraziare innanzitutto Giancarlo, il giovane presidente della Proloco, quale oggi ha accompagnato l'operatore, il nostro regista in giro per il paese, le cui immagini voi vedrete in sovraimpressione. Che dire di questo mondo antico che viene puntualmente recuperato da un'amministrazione lungimirante. Fatemi fare un po' di pubblicità. Io spero che attraverso questa tavola si riesce realmente a capire come può accogliere e ospitare Albanella tutti coloro che vogliono assaggiare e degustare bene questi prodotti. Quindi il mio è soprattutto un invito a venire ad Albanella venite. Ad assaggiare questi ottimi piatti che i nostri ristoratori si impegnano a realizzare. Ma facciamo di più, c'è una scadenza immediata, questa rubrica andrà in onda il 2 e il 3 di dicembre, il giorno 6 invece voi organizzate la festa del Albanella, che è giunta alla 11ª edizione. Sì, praticamente siamo alla 10ª edizione. Ah, e bene. Alla 10ª edizione sono sempre io un po' avanti. e attraverso questi piatti che noi riusciamo a vedere su questa tavola possiamo capire quello che sarà la 10ª edizione, quindi un percorso gastronomico molto invitante e tanta musica, balli popolari, canti popolari, quindi una rievocazione storica di quella che è la tradizione del nostro paese. Diciamo pure che questo paese è collocato proprio nel cuore, quasi l'epicentro della provincia di Salerno, quindi chiunque si vuole spostare sia da Positano che da Sapri lo raggiunge nell'arco di un'ora, da Salerno addirittura mezz'ora impiegato. Di questa mattina devo ringraziare innanzitutto la signora Antonietta che è assessore, addirittura 7 deleghe, ma assessore all'immagine, e diciamolo francamente Antonietta, tu sei la bella immagine, grazie, un territorio già immaginifico. Grazie, effettivamente è una grossa responsabilità per me detenere questa delega, sinceramente. Ma la tieni degnamente, perché grazie. Renato dal primo momento ha detto: Enzo, ti metterò in contatto con Antonietta e organizzerai, basta guardarsi intorno, dobbiamo capire grazie, che cosa veramente. Sei riuscito a fare. Roberto. Buongiorno. L'ha dato 10 lode il sindaco, grazie, io non posso pronunziarmi perché sono il conduttore della cosa, però hai preparato un altro piatto oggi. Che cos'è? E qua mi sono divertito un po', ho fatto un pollo con crema di castagne. Posso assaggiare? Come no? Un pollo con crema di castagne, diciamo che ho elaborato un po' la ricetta delle castagne, questa qui antica, l'ho elaborata, l'ho rimodernata un po' e l'ho rispolverata con questo pollo... semi arrostito, tirato con vino bianco, sempre vini locali, cercando di mantenere, riproporre e rivalorizzare soprattutto le nostre tradizioni, perché il Cilento è ricco di tradizioni. Beh, ti sei vestito da brigante.
Allora, brigantone, che non sei altro, tieni il microfono. Di che vuoi, io invece faccio una cosa. Io intanto... assaggio la cicciolata. Però prima di farlo, puoi parlare. Io consiglierei un poco di olio santo, proprio per... fatto con peperoncini nostri. Dottore Oscar, chi è stato operato di recente alle emorroidi? Può... io per esempio. È una domanda provocatrice, ma bisogna provare. Proviamo. Allora stavi dicendo, io provo. Allora io passo allora a presentare i nostri piatti qui per le nostre produzioni. La prima è un piatto tipico, un piatto povero, dove le nostre nonne raccoglievano quel poco che c'era nella scorta della credenza e lo preparavano con tanto amore, cotto rigidamente nella pignata. Sono tre cotture diverse, c'è salcece che viene cotto a parte, poi abbiamo le lenticchie ancora da parte, poi il farro e gli altri legumi vanno cotti insieme, poi il resto è il segreto della cuoca, che purtroppo non è qui oggi a farci compagnia, però rigidamente condito con olio extravergine d'oliva di produzione aziendale della signora Perna, che è mia moglie. Io posso mescere il vino? Sì, sicuramente. Insieme a questo, che è un piatto tipico che noi presentiamo ogni anno alla festa dell'olio d'oliva qui ad Albanella, ho voluto presentare quelle poche cose significative, però, che ricordano molto il produrre della zona. Poche cose, ha detto. Le olive scazzate, come si suol dire, olive verdi che erano pronte da mangiare in pochi giorni, perché servivano ad accompagnare poi le donne che andavano a raccogliere le olive e quindi portarsi qualcosa dietro. Un altro piatto tipico è la zucca in agrodolce, scusatemi. È un qualche cosa che mia moglie prepara stupendamente con un poco di piccante, ed era quello che si portava dietro sempre la donna che andava a raccogliere le olive. E poi ovviamente non potevano mancare i nostri salumi. E qui abbiamo il capicollo, classica coppa, stagionato 10 mesi almeno, e di animali maturi, cioè animali che superano 2 quintali di grandezza e un anno di età. La soppressata. La soppressata, vedete, questa è la classica pezzatura soppressata, e la salsiccia. Questo è quello, è dulcis in fundo, il dolce più povero che c'è, ma vi assicuro il più buono che c'è. Lo scauratiello, cosiddetto, è fatto di semplice farina di grano tenero, con acqua bollente, soffritto e condito con miele rigidamente di Albanella. Io aggiungerei una cosa, tu oggi mi hai portato una delle bottiglie più belle d'Europa, non tanto questa, dove mi hai portato il mel di Don Antonio Caggiano di Taurasi. È il più bel passito del mondo, secondo me, anzi, è vero? E che ho trovato subito da valorizzare con questo dolce, perché lo accoppiamo, poi vedremo. Dopo l'assaggeremo. Lo assaggeremo con questo dolce, perché Don Antonio Caggiano, che ho avuto l'onore di conoscere e di visitare la cantina a Taurasi, è una persona squisitissima, un grande poeta, un grande artista. È un grande fotografo, un grande viaggiatore. Devo spendere ecco, giusto una parola per Carmine Botti, un carissimo amico che produce un aglianico eccezionale. Ha una piccola cantina, non fa più di 10.000 bottiglie. Dove? Ad Agropoli. Dillo, a Moio di Agropoli. Qui ho portato solo l'aglianico, lui produce anche un barriccato che l'anno scorso non è stato prodotto perché l'annata non è stata eccezionale. Quello col quale brinderemo adesso. Esatto. Mica mi vuoi parlare della candela adesso, no? No, no, dell'olio extravergine d'oliva. Vedete il colore, questo è un prodotto che è venuto fuori dal frantoio 2 giorni fa, 2 notti fa per dire. È un 02 fatto con le nostre rotondelle, vi assicuro, ha un retrogusto di carciofo con un lieve sentore di pomodoro verde. È una cosa eccezionale sulle bruschette, su qualsiasi cosa. Grazie. Come parli bene? Io ti devo salutare, perché non andare via, perché adesso dobbiamo brindare, facciamo una cosa, ecco. Dividiamoci il vino. Allora, Renato, io con te chiudo perché voglio parlare del futuro di questo tuo entroterra, del futuro di questo paese, del futuro di questo territorio. Però devo chiedere ad Antonietta innanzitutto quei prodotti caseari di chi sono, perché dobbiamo fare. Questi sono del caseificio Bufalì, un caseificio che è qui Bufalì, che è qui ad Albanella. Poi abbiamo ancora olio d'oliva
di due produttori. Io però prima di passare all'olio d'oliva vorrei solo far vedere quella trecciona che peserà sicuramente 2,25 kg. Sì. Sì. Che è eccezionale, solo qui riescono a fare una treccia così bella, sì, così sì, grande sì, e così questa saporosa. Questa è anche prodotta . Dallo stesso caseificio Bufalì che qui dell'olio, è a Albanella Capoluogo. L'azienda? L'azienda, abbiamo due aziende, l'olio d'oliva Albini, l'azienda agricola di Camilla Pinto, poi abbiamo l'azienda di Antonio Di Lucia. E questo è uno di quelli che ha vinto il concorso Oliva d'Oro. Noi durante la giornata promozionale dell'olio d'oliva quindi abbiamo ancora una volta il giorno 6, la decima edizione, quindi è anche un veicolo pubblicitario, certo, questo che stiamo facendo oggi. E poi abbiamo dei manufatti in terracotta dell'azienda di Emilio Ruggero. E infine ancora abbiamo l'azienda Russo che fa dei pomodorini, dei sughi biologici, delle salse di pomodoro. Da vedere, dicevo con Renato, li assaggerei così, aprendo il barattolo col cucchiaio, direttamente. E infine ancora abbiamo un'altra azienda. Non ti allontanare, non ti allontanare. E allora, cos'è questo? La Cerrina. Non mi dire che è una cotognata. Che fa praticamente dei prodotti in barattolo come carciofi, marmellate ed altro. Ok. Che c'è ancora? C'è ancora un'altra azienda che fa? La Campagnola, sì, che fa prodotti di fichi secchi proprio, che sono poi tipici di questo periodo. Io non credo che dobbiamo aggiungere altro, a parte quei calzoncelli, Roberti, che sono stati fatti da... Questi calzoncelli sono stati fatti da noi, perché pure noi è una conduzione familiare, mia moglie, mia figlia, il mio amico Antonio, il mio cugino Pasquale che ha detto alle pizze. Io mi sono basato sulla castagna perché è un piatto povero, è un piatto di questi periodi. Però diciamolo che sia da Mimmo, sì, sia da Roberto, sia nell'altro ristorante di Albanella, questi tipi di piatti con le castagne possono essere mangiati durante tutto l'anno, perché le castagne vengono conservate, preservate, quindi questo piatto... Ecco, diciamo, questo... la gente pensa che sia limitato... No, al periodo. Sicuramente adesso è il periodo loro, per cui ho pensato bene di proporlo periodo. Grazie innanzitutto per essere ospitato in questo monumento storico che è il Palazzo di Nicola Bernieri. Grazie, un ultimo appello. Bene, io rinnovo l'invito a tutti il 6 di dicembre qui ad Albanella per degustare questi meravigliosi piatti nel centro storico di Albanella. Mimmo? Io ringrazio e ringrazio soprattutto te con tutto il tuo staff per averci dato l'opportunità al nostro sindaco di cogliere ancora una volta un'occasione per farci conoscere e promuovere questa grande cucina campana e in particolare albanellese. Ecco, innanzitutto Salernitana. Renato, io avrei finito, con te ho iniziato, con te chiudo ed è giusto che sia così. Io ho avuto la fortuna di conoscerti 7 anni fa, di averti ospiti con tutta Albanella sportiva e sociale nella mia rubrica televisiva. In questi anni ho seguito il tuo percorso di grande chirurgo internazionale. Hai veramente fatto cose notevoli che hanno dato un'immagine di noi nel mondo veramente, non dico gradevole, rispettabile, perché noi siamo gente rispettabile. Però tu prima di lasciare questo mandato hai degli impegni. Faccio una cosa, mentre tu mi consegni questa bellissima opera, che è il crest, il gonfalone che rappresenta? Che rappresenta il nostro stemma, i due pini con le due stelle e con il fiume Sele e il mare alla base. I miei propositi. E noi puntiamo, Albanella per vincere la sfida economica del XXI secolo deve puntare su due settori. I settori sono l'agricoltura ed il turismo e questi due settori devono assolutamente convergere. L'agricoltura non deve essere intesa come con tecniche di sopravvivenza, ma bisogna puntare sull'agricoltura secondo le tecniche più moderne, capendo che appunto siamo nel XXI secolo. Il turismo bisogna puntare su tutte le bellezze naturali che abbiamo nel nostro territorio. Paese che vai, provincia tutta da gustare, con dottor Renato Iosca, io oggi lascio Albanella con un pizzico di rammarico, con la speranza di tornare quanto prima. Appuntamento a 6 dicembre per la 10ª edizione della Festa dell'Olio.